Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, in particolare di quelli mai usciti. Visto che la retrospettiva su Super Mario 128 è stata parecchio apprezzata, ho deciso di alzare la posta in gioco. Oggi infatti vi parlerò di tutti i titoli di Mario che non hanno mai visto la luce. Alcuni sono progetti che sono rimasti dei concept in fase embrionale, altri dei titoli annunciati ufficialmente e poi spariti nel nulla, e alcuni addirittura di giochi portati molto avanti nelle fasi di sviluppo per poi essere abbandonati. Preparatevi perché questo sarà un video bello corposo, quindi mettetevi comodi e seguitemi in questa ricognizione mariesca. Prima di iniziare però vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Realizzare questi video richiede ore e ore di ricerca e di editing, ma voi dovete fare veramente poco, basta che lasciate un like, vi iscrivete al canale attivando la campanella delle notifiche e mi seguite su tutti gli altri social, Instagram in particolare, dove in questo periodo sarò molto più attivo. Poi se volete c'è anche il Patreon, il club esclusivo dove vantarsi di essere The Real Poracci. Non lo so, io vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Per questo video seguiremo un ordine strettamente cronologico, quindi partiremo da due titoli annunciati per CDI che non videro mai la luce. Ora però non ditemi che non sapete nulla della storia del CDI e dell'accordo tra Nintendo e Philips, non ci credo. Tranquilli che se vi serve un bel ripasso storico potete recuperare il mio video dove ripercorro la vicenda di Nintendo PlayStation e dell'entrata nel mercato di Sony con la sua prima console. Per farla breve, Nintendo voleva sviluppare un add-on che permettesse di leggere i CD su Super Nintendo e dopo un accordo preso inizialmente con Sony, la casa di Kyoto strinse un patto inaspettato con Philips, azienda che si sarebbe occupata della produzione del lettore CD, ma che in cambio avrebbe ottenuto il permesso di sfruttare le licenze di Mario e Zelda sulla sua console, il CDI. Da questo patto nacquero alcuni tra i più grandi abomini che la storia del videogame ricordi, tra cui Hotel Mario, Zelda, Wand of Gamelon e Link, The Faces of Evil. Fortunatamente il progetto CDI colò a picco prima che Philips riuscisse a tirare fuori altri capolavori del genere, un rischio sfiorato di pochissimo visto che altri due titoli di Super Mario erano in produzione. Il primo si sarebbe dovuto intitolare Mario Takes America, un software edutainment, cioè a metà tra l'educativo e l'intrattenimento, con protagonista l'idraulico baffuto. I canadesi Seagam proposero l'idea a Philips, che rispose positivamente agli sviluppatori, fornendogli un consistente budget per la realizzazione del titolo. L'idea era quella di creare un software educativo dove Mario avrebbe attraversato tutta l'America, partendo da New York fino ad Hollywood, dove avrebbe girato il suo primo film da protagonista. Nelle intenzioni degli sviluppatori, il gameplay avrebbe visto uno sprite 2D di Mario, ispirato al design della serie animata degli anni 90, sovrapporsi a del footage girato nelle località visitate. Furono effettuate molte riprese da veicoli improbabili come elicotteri, automobili e imbarcazioni, ed esistono anche dei filmati che testimoniano le prime fasi di sviluppo di Mario Takes America. Purtroppo, per fortuna, il progetto non solo metteva a dura prova le capacità del CDI, ma in più si rivelò troppo costoso per le tasche di Philips. Ma c'è anche un'altra piccola curiosità: prima di essere abbandonato definitivamente, il gioco prima fu ripensato con un protagonista inedito e poi addirittura con Sonic. Ben più ambizioso era invece Super Mario's Wacky Worlds, che fu presentato da Novalogic e Philips a Nintendo come il diretto sequel di Super Mario World. Effettivamente il gioco ricorda tantissimo nella grafica il capolavoro uscito su Super Nintendo, ma non è un segreto che gli sviluppatori, per mettere in piedi in fretta e furia una build da mostrare a Nintendo, piratarono gli sprite di Super Mario World riadattandoli alle capacità grafiche del CDI. Il prototipo del gioco fu confezionato da soli due sviluppatori nell'arco di 2 settimane che lavorarono 24 ore al giorno sul progetto. La leggenda vuole che il prototipo impressionò positivamente Nintendo, che diede il via libero allo sviluppo, che però, a causa dei pessimi dati di vendita del CDI, fu abbandonato durante la lavorazione. 3 prototipi sono in circolazione, uno dei quali è stato venduto su eBay per $1000. Il gioco è quindi facilmente scaricabile da internet e, pur essendo sostanzialmente una pre-alpha, mostra una base solida su cui si sarebbe potuto costruire un gioco quantomeno dignitoso. Nel 1994 Nintendo registrò un brevetto sotto il nome di Mario Factory, un peculiare esperimento che sarebbe dovuto ricadere nel genere dei game builder. Sebbene del software e dell'hardware associato si sappia ben poco, è ancora possibile consultare il brevetto online. Passando in rassegna l'abstract e le immagini che accompagnano l'inventario
l'invenzione di Nintendo, con Mario Factory si indicava un sistema di gioco dedicato, pensato appositamente per la creazione di titoli per il Super Nintendo. Gli utenti avrebbero avuto accesso a un editor semplice e intuitivo che avrebbe permesso di creare videogiochi senza avere le basi della programmazione, questo grazie all'utilizzo di asset già caricati all'interno di Mario Factory, che avrebbero rimandato proprio i classici della casa di Kyoto. Sì, insomma, avete capito bene, già nel 1994 Nintendo aveva intenzione di tirare fuori qualcosa di molto simile a Super Mario Maker, solo che probabilmente la tecnologia non era ancora matura per la realizzazione di un prodotto del genere. Passiamo ora a un altro clamoroso flop, questa volta però tutto targato Nintendo, il Virtual Boy. Il mostruoso tentativo da parte della grande N di sfondare nel campo delle immagini stereoscopiche fu un clamoroso buco nell'acqua, e alla fine del ciclo vitale la libreria del Virtual Boy annoverava solo 22 titoli. E tra i progetti annunciati che non videro mai la luce, ce ne furono ben due a tema Mario. Il primo doveva essere VB Mario Land, il seguito spirituale di Super Mario Land 2 uscito su Game Boy. Si sa ben poco di questo progetto, che doveva essere un platform a scorrimento laterale in 2D in grado di utilizzare anche gli spostamenti in profondità. Durante il Consumer Electronics Show del 1995 fu mostrato l'unico filmato ad oggi conosciuto del gioco, che mostra un livello intero che integrava elementi classici della serie, come la bandiera alla fine, a sezioni più sperimentali, che ricalcavano la visuale dall'alto vista nei giochi di Zelda. Nelle intenzioni di Nintendo c'era quella di includere come minigioco sbloccabile una versione in 3D del classico arcade Super Mario Bros., idea che fu poi riconvertita in un titolo standalone, Mario Clash. Molto più fumose le notizie relative alla versione Virtual Boy di Mario Kart, che appare solo come menzione all'interno di una rivista tedesca, Big Game, che nel numero di agosto 2000 inserì VB Mario Kart in una lista dove figuravano vari progetti cancellati per Virtual Boy. Visto che siamo in tema di fallimenti clamorosi, passiamo ora al 64DD, l'add-on per Nintendo 64 che non uscì mai all'infuori del Giappone. Anche per questa periferica furono numerosi i titoli annunciati, ma poi accantonati a causa del fallimento della piattaforma. Della storia di Super Mario 64-2 abbiamo parlato recentemente, quindi vi invito a recuperare direttamente il video. Il 64DD però vide tanti altri progetti scartati. Prendete ad esempio la serie Mario Artist. Con questo nome si indicava il successore spirituale di Mario Paint e si trattava di un insieme di software pensati per stimolare la creatività dei giocatori. Paint Studio era una sorta di Mario Paint con più funzioni. Polygon Studio permetteva di creare modelli 3D da utilizzare poi in dei minigiochi, mentre Talent Studio permetteva di applicare foto e video su modelli 3D, anticipando il concetto dei Mii. Il quarto titolo, Communication Kit, era poi una sorta di chiusura del cerchio e permetteva di connettersi ad internet per condividere con altri utenti le proprie creazioni. Questa offerta però rappresentava solo la metà del pacchetto ideato da Nintendo, visto che in realtà erano 8 i titoli pensati per la collana Mario Artist. I restanti 4, Game Maker, Graphical Message Maker, Sound Maker e Videogiochi Maker, si persero per strada e furono schiacciati dal pesantissimo tonfo che fece il 64DD sul suolo nipponico. Prima di andare oltre è giusto citare anche Super Mario RPG 2. Infatti, prima della rottura definitiva con Square, Nintendo aveva intenzione di collaborare nuovamente con i creatori di Final Fantasy per far approdare su 64DD il seguito diretto dell'RPG uscito su SNES. Le cose sono andate come sono andate e in seguito allo schieramento di Square in favore di Sony, Nintendo decise di rielaborare il titolo in quello che poi sarebbe diventato Paper Mario. Esiste del footage di Super Mario RPG 2 che dimostra quanto l'idea del Mario di carta fosse già presente prima del cambio di nome. Passiamo ora al DS con altri due titoli che purtroppo non potremo mai giocare, e uno di questi fa proprio male al cuore. Recentemente abbiamo parlato dello Zelda di Retro Studios con protagonista Sheik, ma a quanto pare il team texano stava lavorando anche a un progetto per DS che avrebbe visto come protagonisti Ibu. Non abbiamo nulla riguardo del gameplay, ma tanti bozzetti preparatori condivisi da uno dei disegnatori che stava lavorando al progetto. È credibile ipotizzare che il gameplay avrebbe implementato i Possession Powers simili alle capture viste in Odyssey, rendendolo una sorta di precursore spirituale dell'ultimo platform in 3D di Mario. Gli artwork mostrano un sacco di cose interessanti, tra cui anche una sorta di università dei Boo con King Boo in ruolo di professore, una world map e nemici mai visti nell'universo di Mario.
Molto di meno sappiamo a proposito di Mario Motors, progetto di Yute Saito, il pazzoide che mise la firma su Odama e Seaman per Dreamcast. Il game designer propose un'idea estremamente sperimentale che catturò l'attenzione di Miyamoto e Iwata, che diedero l'ok per lo sviluppo. Mario Motors sarebbe stato una sorta di creation tool per DS, dove i giocatori avrebbero potuto creare da zero i motori dei propri veicoli per poi utilizzarli in delle competizioni. Tutto ovviamente sfruttando l'immaginario di Mario. Il motivo della cancellazione del progetto è un vero mistero e lo stesso Saito ha dichiarato: non posso dire il perché Mario Motors sia stato cancellato, ma provate a indovinare. E chiudiamo con uno sportivo che prometteva davvero bene. Super Mario Spikers, sviluppato da Next Level Games. Gli autori di Super Mario Strikers e il suo seguito proposero il concept di Mario Volleyball a Nintendo, che approvò l'idea iniziale dando il via ai lavori nel 2007. Il problema è che con il proseguire dello sviluppo, Next Level Games iniziò ad incorporare sempre più elementi esterni alla pallavolo, prendendo direttamente dal wrestling. In fondo il team si sentiva abbastanza sicuro dell'esperienza maturata sia con Mario Strikers sia con WWE Titans, Parts Unknown, un altro titolo cancellato. Il problema è che Nintendo giudicò troppo realistica questa implementazione e vedere la violenza del wrestling irrompere nel mondo di Mario andava contro l'etica della compagnia. L'azienda interruppe subito lo sviluppo di Spikers, ma sfruttò l'occasione per ripescare un altro sport di contatto dal cavo di Nintendo, resuscitando così Punch-Out su Wii. Alla fine, dai, non è andata così male. E poracci, questi erano quasi tutti i giochi di Mario annunciati ma mai pubblicati. Voi li conoscevate? Conoscete altre storie del genere? Come al solito vi aspetto nei commenti. Intanto vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, riposatevi e nerdate duro, anche in vacanza. Io sono il Poro Mario, Michele Cancellato. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Allo sviluppo? No, non ci credo.